Ecco, la seconda domanda, quando Bona dice i sistemi di amplificazione interni, microfono, piezoelettrici e pick up magnetici, quanto danneggiano? Ah beh no, questa è un'altra cosa, sì, ne parliamo dopo, quanto cambiano. Sì. No, parliamo invece ancora di sistemi. Secondo te quindi è chiaro che il sistema migliore non c'è, ma mi sembra di capire che Bona è un chitarrista elettrico che vuole comprarsi un'acustica con cui vuole fare tutto. Dato per scontato allora, che questo non esiste. Io sto pensando adesso sulla mia chitarra, quindi è una cosa. Io adesso sto usando un magnetico. Però il magnetico ha la botta, però spesso gli manca il suono acustico. Quindi la mia idea è di mettere o due sistemi. Cioè mi piacerebbe avere il K&K, il magnetico e la dico tutta, e io vorrei mettere anche un piezo sotto l'osso e avere la possibilità di controllare con tre volumi questa cosa qua. Ah però? Eh sì, perché secondo me è la tua chitarra e hai proprio questo sistema esagerato, insomma, non lo so. Ecco, mi piacerebbe, questa è una mia idea che tanto farò, perché quando ho queste idee qua. E l'importante secondo te, secondo me, è avere la possibilità di regolare i volumi di tutte queste cose. Cioè già col K&K, secondo me, il magnetico, riesce ad avere una pasta di suono diversa, poi usando chitarra e voce basta, quindi ho bisogno, per non stancare, di avere dei suoni che un attimino si differenzino. Io non uso effetti, quindi questo l'ho fatto vedere anche domenica, che l'eco per me è, cioè sono le dita, non è l'eco, cioè qui non c'è, questo è, anche sui reverberi uso degli accorgimenti miei. Quindi il sistema migliore, e poi dipende da quello che devi fare, se devi suonare nella tua casa o per amici, quando hai un buon sistema di amplificazione, secondo me il suono lo tiri fuori. Cioè, è vero che il pick up serve, però se hai un bel pick up ma hai un amplificatore da chitarra, sì, certo, che ne so, elettrico o lo stereo di casa, non ci cavi fuori niente. Quindi riassumiamo un attimo, la prima considerazione è quella che è giusto, il suono acustico della chitarra conta, sì, ai fini dell'amplificazione. Sì. E questo lo possiamo, sì, perché se no adesso mi viene in mente Jane Taylor, si comprerebbe una chitarra, con tutto il rispetto, made in Cina da 100 euro e farebbe la stessa cosa. Certo, certo. Vabbè, lì c'è anche la componente di libidine personale. Quella conta molto. Cioè, certo. A me piacciono molto le chitarre di liuteria perché posso farci mettere la stupidata, posso, non so, ecco, quando la chitarra diventa proprio tua e la personalizzi, ecco. La seconda cosa è che conta il tipo di pick up, questo l'abbiamo visto nelle varie in base a quello che fai. Non so, io parlavo anche con Lucio Carbone, che è un liuterio, lui sostiene che il magnetico e il pick up, che per l'acustica è la cosa migliore. Tutti lo stanno dicendo. Sì, io beh, anche Luca Villani con i suoi Ispira sostiene che il suo magnetico. Il suo magnetico, sì. Oltretutto, quando noi abbiamo fatto la prova sul magnetico, io per pigrizia ho sbagliato a montarlo, l'ho messo vicino al manico e invece l'ho messo vicino al ponte. E in quella maniera lì ti toglie ancora di più il medioso che hanno quasi tutti i magnetici. Quindi ci faremo una prova. Farò una prova così, pick up di Luca un'altra volta. Di Luca un'altra volta. Fatto. Il magnetico poi è un tacca stacca, come, cioè lo metti e lo levi, certo. Non ti crea nessun problema la chitarra, cioè, se vuoi lo fai il buco qua, che poi le chitarre acustiche qua tutte hanno certo, la tracolla, certo, lo allarghi di un attimino, però attacchi e stacchi, quindi, o se no tieni il... Ecco, a proposito di attacchi, stacchi e buchi, veniamo all'ultima domanda di Bona, secondo te montare il pick up nella chitarra ha un'influenza sulla sonorità acustica della chitarra stessa, cioè danneggia la chitarra? Secondo me no, dico secondo me. Cioè è un pippone? Non so, io ho visto quando c'era ancora la Spagna una chitarra di Gaber, aveva dentro due sistemi qua nelle fasce, su una chitarra di liuteria che poi suona benissimo e poi aveva dentro quattro pile da 9 volt, ma la chitarra suonava sempre bene. Ho questo ricordo di Gaber e della sua chitarra, secondo me no. Cioè non, anche perché qui chiedeva del box per la pila. Caspita, non... Sì, un oggettino che non... No. Cioè, fondamentalmente è la tavola quella che suona. Tavola è sfondo, che tavola, riflette, fondo e fasce. Lì non attacchi niente. Al massimo fai un... Però io ho visto delle Martin
belle già amplificate, se la chitarra è bella non... e poi non... cioè, sfido chiunque, metto due chitarre, una gli faccio tre buchi e l'altra senza, non riesce a sentire. Ok. Secondo me, però posso essere smentito in qualsiasi... insomma è una pipa mentale, cioè. No, cioè, Va bene, poi sono la con persona, questo. distruggo le chitarre, quindi sono forse... però una bella chitarra usata che ha già il suo tipo di suono amplificata in base allo Diamo, strumento veniamo al consiglio pratico. Cosa mio. diciamo? Bona. Allora, diamogli consiglio da Cordiali. Cosa gli suggeriamo di fare? Lui sicuramente non so cosa suona, non lo... Questo magari è un elettrico, però questo metterlo con la era chitarra un buon punto di acustica. partenza se ci chiedeva. È una bella chitarra acustica bella, poi bisogna vedere il budget. Esatto. Ah, io ho sempre usata. Sì, Usata. sì. Già vissuta, Già usata, vissuta, bene o sì. male, non Che suona importa. E già bene, che quindi già che ti piace con cui, che da ti quando la piace, prendi ti che ti senti. trovi bene, sì, con E poi ci tutte. metti, cioè, chiaramente lui non ha l'opportunità di provare sette cose. Cioè, Ora quello, come ora. sì. Sei nella tua fase magnetica, quindi tu gli diresti un magnetico. Ispira, tacamine. Sì, Takamine, come dicevo, è uguale L'RS all'Ehlers Bag, Bag. però è bianco. Certo. Ispira Takamine o Bag, anche il, come si chiama, Reirard della Fishman è Del carino, Fishman. però io preferisco i pickup magnetici con i poli che si possono regolare, Ok. perché se tu usi, non so, dei bassi che Certo, c'è cioè perché tu un'action hai alta una... sui bassi, quello lavora dritto, quindi non hai più l'attacco sulla botta, sui bassi. Se invece magari fa fingerstyle quelle cose lì, o finger picking, è capo e capa tutta la vita. Ecco, io ultimamente non mi piacciono i piezo perché mi è capitato di sentire suonare delle persone che avevano tutti il medesimo suono. Anche se Fontanotte, secondo me, il suo pick-up è bello. Poi ne ha fatto uno che ha anche un sensore che prende anche il suono della cassa. Quello è veramente carino. E poi bisogna stare attenti perché i microfoni. Ecco, qui chiedeva dei microfoni. Ci sono dei bei sistemi. Poi non so di dov'è, lui non si sa, No, se no lo potevamo indirizzare. Beh, ma poi magari mi sì, scrive va bene. e gli spiego. Non so, ci sono molti posti dove hanno già delle chitarre amplificate, quindi uno si fa un'idea. Ci sono quelli col doppio sistema, microfono e piezo, però il microfono Prendere una cosa già amplificata? Già, cioè una di queste, per cominciare, voglio dire, l'ipotesi di prenderne una... ma sai, non sapendo che Sì. genere, io potrei dire Taylor, però potrei dire Takamine, dipende proprio. Mi sembra che però lui preferisca una chitarra acustica Sì, da amplificare sì, sì, sì. e E quindi niente, quindi una bella acustica, sì. e poi a secondo ci monti, se tu sei uno che vuole strummare, fare, eccetera, ci monti il magnetico. Sì, direi di sì, anche perché il magnetico riesce a essere personale in base al tocco, ho scoperto Ispira o sta cosa. tacamine, Sì. ecco. E invece se sei uno da Ecco. fingerstyle puoi pensare a Sì, Ispira, KK. ripeto, messo qua io purtroppo non lo posso usare perché pesto troppo su questa parte Sì, della della chitarra. chitarra, quindi non va bene per me, insomma, ecco. Però a me piace molto, l'ho visto anche a Second Hand, a me piace molto quel pickup lì. Però è un mio chitarra, beh, ce n'è lì, va a gusto. Bene, dai, finiamo con due note. Sai suonare la chitarra, anche se ha le Le fiamme, fiamme. e poi no, non abbiamo parlato poi della chitarra acustica e amplificata per eccellenza che Beh, rimane sempre poi in casa mia, sai che... ovation. Però vabbè, anche da spenta però. Salutiamo. Ciao a Buona tutti. musica a tutti.